Da sinistra verso destra Lisca, da destra verso sinistra il Kos, primo possesso di Matteo Arcamone per l'Ischia Calcio e inizia proprio in questo momento Ischia Calcio contro Kos Orientale Sarda. Tommasino sul pressing di Talamo che lo porta a sbagliare, Simone Di Meglio, Tommasino, Talamo controllo e destro, Murato e Simone Di Meglio virata, entra, messo giù, non c'è nulla. Attenzione a De Montis che prova la conclusione. Controllo e apertura zona Giovanni Vito Ballirano che avanza per un attimo, pensa alla conclusione con Laconi, vinto dal 10 che avanza. Corre Baldassi che punta gara, doppio passo, va sul fondo, giù. Non c'è nulla per la direttrice di gara. Non avrebbe concesso rigore ma era vicinissima all'azione. Tanto Giacomarro, Ciare, zona Loia e Montuori, vince il difensore dell'Ischia, giù senza fallo, arriva il mancino da parte di Floris, che poi subito mette in movimento per Florio, a cercare in profondità Simone Di Meglio che parte, controllo a seguire del 77, tacco per Baldassi, controllo per Talamo che non ci arriva, Arcamone non riesce a calciare. Vorrebbero un altro rigore, prende posizione, Baldassi cerca sul secondo palo Di Meglio, troppo però, comunque è giocabile per Simone Di Meglio che può puntare, va deciso uno contro uno, si appone anche Gianni Vito Ballerano, Di Meglio va sul fondo, poi cerca il traversone arretrato per Talamo che non riesce a calciare e poi prova il recupero Baldassi, altro contatto, anche in questo caso non c'è nulla. Talamo, bel controllo del 7, poi Baldassi per l'inserimento di Arcamone, Arcamone! Marro ad uscire la sua traiettoria con il destro corto sul primo palo, ancora per il movimento di Talamo. Si era avvicinato per un attimo Laconi per un tocco corto, invece arriva la battuta con Vivace che allontana con il mancino, con Vivace che con la mano di richiamo risponde in calcio d'angolo. Poi Zinzula che ci prova col mancino. Ora arriva il cross con il pallone per Baldassi, traversa, palo e poi Florio, palo! È alzata la bandierina però. Corto, finta, arriva il traversone dove non arriva la correzione in porta. Il suo avversario Sulis, alla fine il pallone recupera Florio che crossa Baldassi e quindi chance dalla bandierina a battere Baldassi per il colpo di testa del capitano Filippo Florio. Si gira, Quirino vorrebbe il pallone, lo ottiene Luca Quirino e arriva uno, arriva due e arriva tre, il direttore di gara dice che può bastare, così finisce 1-0 tra Ischia Calcio e Kos Orientale Sarda.